Allora, io mi auguro che vada tutto bene e che ci sia una connessione sufficientemente buona. Vediamo un po'. Credo di aver predisposto tutto nel modo migliore. Allora. Ditemi se qualcuno ha modo di dirmi se si sente bene, se c'è una buona connessione, se c'è qualcuno collegato poi, perché giustamente questa è la cosa fondamentale, che ci sia qualcuno collegato. Buon pomeriggio, tutto ok, bene, questa è una buona notizia. Rita. Far salire un po' i messaggi. Vediamo un po' come si fa qui. Antonio, Maria Vittoria, buongiorno, buongiorno. Alberto. Siamo pronti per iniziare una nuova avventura che però in realtà riprenderemo più avanti. Riprenderemo, non so se ci sarà un'altra occasione, magari se ci fosse Anna collegata, lei ci potrà dire se ci sarà prima dell'estate un'altra occasione per leggere qualcosa insieme, oppure se questa è l'ultima di questo ciclo e riprenderemo poi più avanti. Dunque, 15.02. Ciao Dorella. Ciao Susanna. Tutto ok, mi dicono. Molto bene. Aspettiamo ancora un paio di minuti e poi cominciamo subito a leggere perché ci sono cose veramente. Buonasera, buon pomeriggio a tutti, si vede, si sente. Ecco, Nicola, il nostro, come posso dire, coordinatore, il nostro sistematore, colui che gestisce un po', a parte che gestisce quella pagina che voi ormai conoscete, che è Il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda. Ufficialmente lui è l'amministratore e anch'io sono amministratore. Ecco, grazie Anna. Poi magari se mi scrivi se ci sarà un'altra occasione o se con questa concludiamo, perché non trovo i miei appunti, quindi non so bene come siamo fin quando continueremo. Comunque dicevo di Nicola che lui è l'amministratore insieme a me, ma in realtà è solo lui perché io sono assolutamente poco presente. Gli impegni mi impediscono di passare il tempo che dovrei e che meriterebbe una pagina come quella. Intanto ringraziamo naturalmente questa pagina, ringraziamo Enrico Ballantini e Anna Tamburini Torre che ha inventato questa cosa preziosa che è la LUCS, l'Università della Conoscenza, alla quale sono stato, è mio onore di partecipare, di essere ospite, con cose importantissime come gli insegnamenti dei maestri del cerchio. Intanto, proprio per dare un po' l'avvio a questo nuovo corso, ciao Sonia, per dare l'avvio, vorrei leggervi proprio quello che c'è nella pagina successiva al frontespizio di questo nuovo volume che apriamo oggi. Il volume si chiama Oltre l'illusione. Oltre l'illusione è, ciao Palmira, Oltre l'illusione è il secondo volume del Cerchio Firenze 77. È un volume che è
stato stampato la prima volta nel 1978, è stato poi ristampato innumerevoli volte perché ancora, pensate a distanza di 70, dunque quanti anni sono? Non so fare bene i conti, ma una quarantina circa, anche di più. A tutta questa distanza di tempo, questi libri del cerchio, ciao Renata, i libri del cerchio continuano ad essere venduti nelle librerie e tutti noi sappiamo che un libro, una novità che esce in libreria, è come dire, ha vita 2, 3 anni quando va bene, quando si arriva a 10 è già come dire, un best-seller. Questi libri sono venduti da oltre 40 anni, ininterrottamente. Ininterrottamente, cioè questa verità corre anche negli scaffali delle librerie. Allora, dicevo che questo secondo volume, pubblicato nel 1978, è probabilmente il testo fondamentale per addentrarsi negli insegnamenti dei maestri del cerchio. Quello che abbiamo letto prima di questo ci ha dato un'infarinatura su tutto quello che le guide avevano come progetto didattico. Adesso entriamo nel vivo, con il libro Oltre l'illusione, entriamo proprio nel vivo dell'insegnamento. Ma per poterci addentrare dentro la parte filosofica di questo volume, che leggeremo veramente con molta calma, anche perché da un certo punto di vista è un libro rivoluzionario, un libro che ribalta completamente la visione che abbiamo della nostra vita e di ciò che ci circonda. Ebbene, ecco, vedete, Anna mi ha appena scritto che noi ci vedremo ancora il venerdì 16 giugno, ore 15, non so cosa vuol dire, ma mi dice che ci rivedremo venerdì 2 luglio alle ore 21:30 e forse intendeva scrivere venerdì 16 luglio alle ore 15, per cui abbiamo ancora qualche altra occasione di incontro. Come stavo dicendo, è un testo proprio rivoluzionario che va, dovremmo muoverci con delicatezza attraverso le cose, è chiarissime come sempre, la logica di Kempis è perfetta, accessibile a tutti, ma le verità che vengono indicate sono proprio, ribaltano la visione della nostra vita. Inizia questo libro con queste due affermazioni di Kempis e di Dali. Quella di Kempis è tratto dal finale di una seduta del 1952, dove Kempis, chiudendo sempre con questo afflato mistico che accompagnava la chiusura delle sue lezioni, dice: oltre l'illusione delle forme, oltre il mondo delle ombre, oltre l'eterno divenire dei cosmi, sta il supremo perché. Di tutto questo sta l'eterno, l'infinito, l'immortale, il perfetto, l'assoluto, oltre, oltre. E poi sotto Dali, e questa è proprio un'indicazione, saluto tutti, un abbraccio per tutti, un'indicazione sul libro di Dali, che dice: tu che possiedi questo libro, sappi che puoi possedere molto di più che carta stampata. Tu che lo leggi, puoi comprendere molto di più di quanto è scritto. Tu che lo comprendi e lo accetti, possiedi molto di più della conoscenza, perché hai trovato quel filo di Arianna che conduce fuori dal labirinto dell'apparenza e dell'illusione. Allora, ho comunicato a Nicola Ferrentino, che l'ha pubblicato sulla pagina di cui vi facevo cenno prima, cioè Il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda. Lì sono pubblicati i testi che andiamo a leggere e ho comunicato a Ferrentino che avremmo cominciato a leggere questo libro dalla pagina 73. Perché saltiamo tutta una parte precedente? Perché è una parte che francamente può essere tranquillamente letta da chiunque, è molto discorsiva, redazionale anche da chi si è prestato per fare la parte pratica di preparazione del libro.
Vi sono testimonianze, si parla dei fenomeni che avvenivano al Cerchio Firenze nel 77, sono tutte cose che possono essere lette, ognuno di voi può leggere tranquillamente da solo, non che quello che andremo a leggere oggi non si possa leggere da solo, ma è bello anche leggerlo insieme perché sono cose che entrano subito in profondità. Io volevo cominciare dalla pagina 73 perché è la pagina, in cui, sono quelle pagine in cui alcune delle guide che hanno composto l'insegnamento del Cerchio Firenze 77, hanno come uno spazio, sono radunati alcuni brani di ognuna di queste guide per introdurre poi agli insegnamenti filosofici veri e propri. Per cui non leggerò tutti i brani di questa parte qua, ma alcuni sì, e in particolare, dato il periodo storico che stiamo attraversando, alcune delle cose che leggeremo oggi, secondo me, hanno un senso da questo punto di vista. L'inizio di questa parte, porzione del libro è a cura di Dali, per cui oggi noi leggeremo le cose che ha comunicato Dali. E questo primo brano che vi leggo adesso è del 1977. Vorrei provare ad immergervi un pochino dentro l'atmosfera, quindi nel buio della stanza, le persone hanno sentito inondare la stanza di profumo di violette che preannunciava sempre l'arrivo di Dali, perché quello era il profumo caratteristico di questa guida, e poi con la sua voce dolcissima, ma che sembrava veramente provenire da un altro mondo, da un mondo pieno, veramente pieno di comprensione, di amore e delicatezza, Dali dice: con l'ingresso nel vostro gruppo di nuovi amici torna ancora come tema di discussione e di riflessione l'interrogativo sull'origine di queste comunicazioni. Ed è logico che sia così perché tutto deve essere sempre posto nuovamente in discussione. Ci dà subito un'indicazione molto importante. Qualsiasi cosa noi sappiamo, apprendiamo, anche ciò che abbiamo appreso fino a questo momento, di questo stesso insegnamento, va costantemente messo in discussione. Cioè, indicazione, non vi cristallizzate, non cercate dei puntelli per sostenere le teorie della vostra mente, le vostre convinzioni. Appoggiatevi a quello che trovate sul momento, ma siate pronti a lasciarle. Guai se l'uomo si fissasse per tutta la durata della propria esistenza dei capisaldi, dai quali poi mai più volesse prescindere. Noi vi diciamo che questi, non, scusate, non vi diciamo che questi devono essere fissati per il tempo necessario a comprendere, ma con molta semplicità e facilità possono essere, anzi, debbono essere abbandonati e sottoposti via via a nuove verifiche. Quindi dobbiamo. E del resto, di cosa stiamo parlando qua? Stiamo parlando di un insegnamento che non è una nozione, cioè non ci stanno dicendo delle cose curiose per aggiungere un po' di conoscenze, di notizie alla nostra cultura. I libri del Cerchio Firenze 77 non sono assolutamente questo. L'insegnamento filosofico del Cerchio Firenze 77 sposta il livello di comprensione della realtà non all'esterno di noi, ma dentro di noi. È come se in qualche modo ci facesse raggiungere un livello diverso di coscienza. Nel momento che la coscienza si amplia un pochino, a quel punto è pronta ad accogliere cose ancora che vanno oltre a quelle già apprese. E quindi le stesse che ci hanno portato in quel punto, se ci trattenessero in quel punto, diventerebbero un freno per i passi successivi che dobbiamo fare. Non è la prima volta, o figli, che vi diciamo che non ha alcuna importanza chi noi in realtà siamo, per molte ragioni. Noi, e qui intende noi, quelli che noi umani abbiamo chiamato i maestri, le guide del cerchio. Noi non vogliamo essere ascoltati da voi solo perché voi siete convinti
che noi siamo degli abitatori di una diversa dimensione. Se anche questo è vero, non è vero che chi si trova in una dimensione diversa da quella del piano fisico veda la realtà. E quindi questo ci dice anche facciamo attenzione a tutte le comunicazioni che arrivano, ci bombardano da tutte le parti, anche dall'aldilà, affermando le cose più varie. E quindi se voi credete che noi siamo entità, perché questo vi dà una garanzia della verità di ciò che vi diciamo e accettate questa verità solo perché noi la diciamo, voi siete in errore. Ripeto, al di fuori dell'unica realtà oggettiva, ogni altra realtà è relativa e soggettiva. Su questo ci siamo confrontati a lungo con il primo volume che abbiamo letto insieme. Esiste un'unica realtà oggettiva, il resto è tutto soggettivo. È soggettivo ciò che viene da qualsiasi dimensione di esistenza ed è soggettivo chi recepisce ciò che viene da qualsiasi dimensione di esistenza. Ma in questo movimento di soggettività l'uomo, creatura stessa della relatività e della soggettività, deve sottostare al giuoco che lo vuole al centro di un suo mondo. Qui è come se stesse facendo un riassunto di tutto il libro che abbiamo letto precedentemente. Di un suo mondo completamente suo, completamente suo, nel quale egli riceve degli urti che sembrano provenire dall'esterno e che suscitano nell'intimo suo qualcosa, una reazione, una risposta, sinché, fino a che, qualcosa di diverso nasce nel suo intimo. In questo gioco di colpi e di contraccolpi, l'uomo non deve cristallizzarsi, deve continuamente riflettere. Ecco perché noi vi diciamo, accettate quello che noi pronunciamo, vi prospettiamo, non perché sono delle entità a dirlo, ma perché è passato al vaglio della vostra comprensione e lo trovate giusto. Capite? Non perché loro ce lo dicono loro, allora è vero, ma perché noi l'abbiamo capito e ci siamo resi conto che ha senso quello che leggiamo. Qui dice una cosa grossa, fra un'entità che fosse all'origine di queste comunicazioni, bugiarda, e uno psichismo veritiero, non c'è dubbio che sarebbe molto più utile uno psichismo vero di un'entità bugiarda. Allora, intanto che cosa si intende per psichismo? Per psichismo qui il maestro intende parlare di quelle convinzioni che nascono in virtù della psiche personale di un individuo. Cioè un individuo si convince di qualche cosa, o mette o manifesta come posso dire, certe qualità personali che pescano dentro la sua dimensione più profonda e si convince di questo, oppure addirittura agisce un qualche tipo di potere paranormale che si esprime attraverso una forma di comunicazione, no? Voi sapete che oggi ci sono, adesso mi manca la parola, ma quei collegamenti individuali che ognuno di noi in teoria potrebbe fare, no? Per comunicare con altre dimensioni di esistenza. Ebbene, se anche quello fosse tutto frutto del singolo individuo e quindi non corrispondesse tanto a una vera e propria realtà e confrontiamo questo psichismo, vero psichismo, perché non è uno psichismo inventato, ma è il vissuto di quella persona, tra questo psichismo e ciò che dice un'entità, che però racconta cose non vere, se uno potesse mettersi in comunicazione attraverso un medium, con delle entità che però racconta cose non vere, un'entità bugiarda, dice Dali, sarebbe più utile uno psichismo vero che non un'entità bugiarda. E quindi il fatto che questa entità
venga dal cosiddetto al di là, comunichi davanti alla dimensione di esistenza, non dà maggior credito. Così, miei cari, ancora vi ripeto, se non l'avessi ripetuto abbastanza, che è essenziale che voi comprendiate quello che noi vi diciamo, lo meditiate, lo assimiliate, cioè lo fate diventare vostro. Se voi sentite che è giusto, vi sentite attratti verso queste verità che sono state enunciate da queste guide in maniera così meravigliosa. Se voi sentite questo, comprendetelo, studiatelo, approfondite, fatelo vostro nella misura in cui lo sentite giusto per voi, a quel punto diventa in qualche modo parte della vostra coscienza e sentite che riverbera dentro di voi. Ma non lo accettate solo perché viene detto da qualcuno che abita l'aldilà. Questo no. Salterò poi questo brano. Salterò questo brano, Le tre vie della conoscenza, che potete tranquillamente leggere da soli, e vorrei andare a leggere a pagina 78. Qui c'è stato un altro capitoletto che però leggetevelo perché è molto importante. Forse lo trovate fra il materiale che Nicola Ferrantino ha messo sulla nostra pagina, che si intitola Tollerare le opinioni degli altri. Qui dovremmo proprio imparare tanto. Tollerare le opinioni degli altri significa confrontarsi veramente con gli altri e aprirsi a ciò che gli altri hanno da dire, che vuol dire anche mettere di nuovo un po' in discussione quello che noi sappiamo, cioè non pretendere di possedere delle verità assolute, ma pensare che possano essere messe in discussione. Ok, vado alla parte invece che volevo leggervi, che è questo. È stato intitolato Un momento di transizione. Questo è un brano del 1976. Dice il maestro, riprendiamo questi nostri incontri in un momento in cui gli esseri umani sembrano volgere al peggio, in cui sorgono da molte parti grida di allarme. Sembra, e forse in parte è vero, che tutto vada a scatafascio e che nessuna speranza vi sia per l'uomo di oggi. In questa ridda di opinioni allarmanti e di grave preoccupazione nella quale, vostro malgrado, siete trascinati, mai come ora vi preghiamo di tenere presente il nostro insegnamento. Mai come ora vi invitiamo ad essere fiduciosi, soprattutto a non fidare in un uomo del destino. Ne abbiamo già avuti di uomini del destino. L'uomo del destino è ciascuno di voi, o oh cari, perché ciascuno di voi da solo può essere l'artefice della serenità, della tranquillità, dell'equilibrio, della giustizia, del retto vivere ed operare della società. Quante volte vi abbiamo ripetuto che la società è fatta di individui e che nessuna legge, nessuna imposizione, nessun ordine imposto può valere la coscienza individuale. Cominciate quindi da voi stessi, dalla vostra famiglia, dalla vostra vita a portare ordine ed equilibrio. Cominciate dal vostro mondo a far regnare la giustizia, la serenità. Questo è l'unico rimedio veramente valido che possa ricondurre la società umana su un binario più tranquillo e di maggior serenità. È una formula estremamente semplice, dalla quale un po' tutti sfuggiamo, perché è comodo che ci sia qualcuno che decide al posto nostro e che si assume la responsabilità di far funzionare la società. Ma, dice la guida, la società è fatta di individui, siete voi, ognuno di voi. Ognuno di voi con il suo comportamento la può migliorare. Se tutti abbiamo un buon comportamento, non può che essere una buona società. È semplicissima la formula, a quanto pare molto complicata da applicare. In questo momento in cui ogni valore che l'uomo aveva tenuto sugli altari dei propri ideali,
sembra sparire e venire calpestato o tenuto in nessun conto. Più di sempre è importante che vi siano delle creature come voi che si riuniscono per formare una catena di pensieri e di intenzioni che risulta all'occhio di chi vede oltre l'apparenza come una sorta di faro, da cui si diffonde un segnale per la nuova strada che l'umanità dovrà percorrere. Qui voglio inserire, a proposito di questo fatto di essere in qualche modo dei fari che portano un po' di luce nel buio di questi tempi, vi voglio dire che già quello che stiamo facendo noi adesso, noi lo facciamo così attraverso un mezzo elettronico e... Ah, ecco, carina, bella questa cosa che sta dicendo Anna. Ora vi dico quello, proseguo il discorso, ma Anna ci sta scrivendo che verrà in Lux e pubblicherà i testi delle lezioni svolte. Questo è bellissimo, così avete anche il materiale per poter continuare a riflettere al mare sotto il lettino, se volete. Allora, vi dicevo che anche questo nostro, quello che stiamo facendo adesso noi qua, ha la stessa forza e lo stesso valore, nel senso che ci è stato indicato da queste guide che quando alcune persone 2, 3, 5, 10, alle volte qui siamo adesso 47 persone che hanno il pensiero rivolto a questi insegnamenti con l'intento proprio di essere migliori esse stesse, di migliorare la società alla quale appartengono e di ascoltare queste parti più profonde, più vicine alla verità di noi stessi. Quando un gruppo di persone fa questo, è come se venisse messo in circolo una corrente che si allarga a raggio intorno a tutti coloro che partecipano e una comunicazione di tipo quasi paranormale, telepatica, raggiunge la mente di coloro che stanno in un raggio anche molto ampio e viene sollecitata, viene in qualche modo spinta a invogliata a interessarsi a questi argomenti e a guardare la vita in un certo modo. Quindi è già qualcosa che noi stiamo facendo proprio in questo momento. Dice Dali, parlare di evoluzione in un simile momento fa correre il rischio di non essere creduti, perché in effetti, udendo i fatti della vostra vita, sembra che l'umanità non sia progredita, ma abbia percorso il cammino all'inverso. Voi sapete, perché molte volte lo abbiamo detto e lo ripeto per chi non ascolta sovente la nostra voce, che tutto avviene secondo un ordine preciso e che anche quello che può sembrare disordine e confusione obbedisce a una legge di equilibrio che non falla. Questo momento che tutto il mondo in generale sta vivendo è e segna un trapasso da una vecchia epoca ad una nuova. È un momento di transizione dove cadono le stampelle, gli appoggi, le grucce, i limiti entro i quali l'umanità di ieri doveva muoversi per dare respiro a più grandi e più ampi spazi. C'è stato bisogno per un certo periodo per l'umanità di avere questi sostegni, queste grucce, queste stampelle per sostenersi guardando in avanti. L'umanità di oggi e più ancora quella del domani si muoverà in direzioni diverse e quello che più conta di ogni altra cosa, si muoverà di moto proprio, in maggiore libertà. Noi possiamo pensare alle grucce, alle stampelle di cui parla Dali, come per esempio, che ne so, le regole morali, le regole morali imposte per esempio da un ordine religioso, per dire, no? Dove le persone si comportavano, diciamo, bene perché c'erano queste regole, c'erano i divieti, c'era la punizione, c'erano tutte quelle cose che facevano sì che in qualche modo l'uomo limitasse le sue azioni e cercasse di attenersi a queste regole. Qui dice il maestro, quello che avverrà è che ci saranno manifestazioni diverse. Queste regole saranno quelle descritte da se stessi, cioè saranno le proprie regole. Scusate, qui si è aperta una cosa, non so perché. Ecco.
Allora. Ciao Maria. Allora, questo significa sottrarsi a indicazioni esterne che ci guidano dall'esterno e cominciare a manifestare noi stessi per quello che siamo. E naturalmente quello che siamo magari non corrisponde alle regole morali che fino a poco prima vedevamo seguite, ma corrisponde più a qualche cosa che si avvicina a ciò che c'è di vero in noi stessi, e cioè ai limiti della nostra coscienza, che si esprime quindi in modi che potremmo giudicare, per esempio, poco edificanti. L'umanità di oggi e più ancora quella di domani si muoverà in direzioni diverse, si muoverà di moto proprio in maggiore libertà. Ecco, e questo cadere dei tabù, delle inibizioni, delle morali coercitive che dà l'impressione di un peggioramento nello spirito degli uomini. Ma voi dovete guardare con fiducia al nuovo respiro dell'umanità. Non dovete giudicare tutti gli uomini dai fatti di cronaca nera o simili che leggete sui giornali. Di fronte a questi eccessi, pur essi importanti ed essenziali per le creature che le compiono, perché costituiscono l'esperienza che esse debbono fare, vi sono tante, tantissime creature che vivono semplicemente, modestamente, la loro esistenza. Quindi già qui c'è un invito a non giudicare l'umanità tutta nello stesso modo, perché noi siamo bombardati dai media su tutte le brutture che avvengono nel mondo. Costantemente si pone i media perché il modo con il quale si rende attrattivo, si attira l'attenzione, la curiosità un po' morbosa degli uomini verso ciò che accade di brutto nel mondo, ecco che i media focalizzano moltissimo su questo la loro attenzione, e quindi noi siamo invasi, perennemente invasi, tutti i giorni, di ogni mese, di ogni anno, per tutta la nostra vita, invasi da notizie di cronaca nera e fatti di questo tipo, che non ci rendono migliore la vita e ci fanno pensare che l'umanità sia peggiore di quella che è, perché a fronte di questo ci sono tantissime brave persone che portano avanti la loro vita con onestà, con forza, con comprensione, con attenzione, modestamente, senza bisogno di andare sugli schermi televisivi per mettersi in mostra. Però ci dicono anche che chi compie quegli atti, a talvolta cose efferate, no? Qui veniamo a conoscenza, sono persone che le debbono compiere perché sono in quel percorso, in quel preciso percorso della loro vita. Voi ricordate che abbiamo a lungo letto qualche cosa che riguarda il karma, le persone che compiono certi gesti, certi delitti, per esempio, diventano strumenti perché qualcuno deve subire l'effetto di un karma, di un'azione precedentemente mossa, e quindi deve incontrare quella efferatezza per sperimentare su di sé l'effetto, in modo da correggere l'azione compiuta molto tempo addietro. E quindi da una parte c'è un individuo con una coscienza ridotta che compie un gesto di questo tipo, dall'altra c'è una vittima che però incontra semplicemente l'effetto di un karma precedentemente mosso, un'azione mossa che porta quello come effetto. E sappiamo anche che l'effetto giunge quando la persona è pronta, dal punto di vista della coscienza, ad accogliere l'effetto, e tutta questa catena che si ripete e va avanti. Forse un po', allora lui parla di queste tantissime creature che vivono semplicemente, modestamente la loro esistenza, forse, dice Dali, un po' smarrite perché non credono più alla religione, non credono più all'autorità costituita, non credono più all'onestà di chi dirige la sorte dei popoli, ma conservano nel loro intimo un'intenzione pura, un segreto anelito a qualcosa di buono e di effettivamente accomodante, sanante. Vi sono tante creature che non appaiono sulle colonne dei giornali e attendono di credere ancora a qualcosa di veramente costruttivo. Ebbene,
Quando avvicinate qualcuno che è vicino a voi come vicinanza fisica, e più ancora vicino a voi per questo anelito di cui vi dicevo, sappiatelo riconoscere, sappiate dare a queste creature la speranza che esse attendono. Parlate a questo qualcuno, dite che ciò che appare è un atto ed una rappresentazione che deve essere per fare scaturire nel loro intimo, nell'intimo di questi che vi ascoltano, come reazione, un maggiore impulso ed una maggiore ricerca alla rettitudine, all'onestà, questa volta non più imposte dall'esterno, ma ritrovate nell'intimo di ogni uomo. Questo è quello che io vi raccomando, o figli, iniziando questa comunicazione. Qui era d'uso durante le sedute, a un certo punto, dopo questa introduzione che Dali faceva ad ogni apertura di sedute, volete rivolgere delle domande? E qui c'è una domanda, vorrei chiedere, è stato detto che, qui allora si parlava ancora, fa un po' sorridere perché nel 76 si parlava ancora, c'era ancora memoria di alcuni aspetti culturali che adesso ci sembrano così lontani. È stato detto che il marxismo è un'espressione di questi rivolgimenti. Quando non lo si condivide o quando lo si rifiuta, ci si pone in un atteggiamento negativo? Come si può fare per superare, per accettare i tempi nuovi che si presentano con questo volto? La risposta di Dali, del maestro, ogni creatura, ogni essere umano ha un suo ambiente. Guardate come sposta immediatamente la questione da un aspetto che potrebbe sembrare culturale, politico, a un aspetto evolutivo, immediatamente. Ogni creatura, ogni essere umano ha un suo ambiente, un suo mondo. E ciascuno ha fatto addosso a sé questo mondo, lo ha cucito indosso, come si suol dire. E ciò che va bene per te forse non va bene per chi ti siede accanto o chi fa parte della tua stessa famiglia. Guardate, sono 5 righe. Ci si potrebbe ragionare 3 ore insieme su queste 5 righe. Intanto ti sta dicendo una cosa, e qui bisogna rifarsi un po' alle lezioni precedenti. Ci sta dicendo che il mondo nel quale siamo immersi al vivere non è il mondo nel quale siamo immersi a vivere, ma ognuno ha il suo mondo nel quale è immerso a vivere. Il suo mondo che ha fatto addosso a sé, lo ha cucito addosso. In questo mio mondo ciò che va bene per me può non andare bene assolutamente per quello che è accanto a me. Ed è un'illusione pensare che questo non debba essere, per esempio, dentro una stessa famiglia. Perché? Perché dentro una stessa famiglia le famiglie si formano perché ci sono motivi karmici che legano fra di loro delle creature e magari è un ritrovarsi di incarnazione dopo incarnazione. Ritrovarsi in vesti diverse, in ruoli diversi, sempre nelle famiglie o come amicizie e via dicendo. Ma ognuna di queste creature è un individuo e ognuna di queste creature ha un suo mondo, ha necessità che sia un suo mondo. In quel suo mondo deve esprimere se stesso per i suoi motivi evolutivi che possono essere completamente altri dai motivi evolutivi di altri appartenenti a quella stessa famiglia. Quindi, dobbiamo veramente fare un grande sforzo per sospendere il giudizio su quello che accade intorno a noi, perché niente sappiamo del grado evolutivo, del percorso evolutivo di chi ci sta accanto, di nostro figlio, di un nostro genitore, di un nostro amico, di un parente, di qualcuno a cui vogliamo bene, di qualcuno con cui apparentemente abbiamo condiviso moltissimo e poi scopriamo che sceglie strade diverse o ha idee diverse. Così dice Dali, non possiamo dire intitolare un'ideologia, una fede in qualche modo e dire che quella va bene per tutti gli uomini. Non sia mai, ciascuno ha le sue esperienze da compiere.
figli, e ciascuno indubbiamente le deve compiere nell'ambito di se stesso, dell'ambiente in cui è posto. È come dire, se abito in una stessa città, in una stessa epoca, però ogni cittadino di quella città può vivere una città diversa da come la vivo io. E sfumature, per sfumature molto personali, vivere la propria epoca in modo diverso. Questo può riguardare veramente tutto. La famiglia è un buon esempio, perché pensiamo in famiglia di condividere tutti gli stessi valori, però quante volte, soprattutto nel mio lavoro, sento dire non mi sento di far parte di questa famiglia, è come se io non avessi niente a che vedere con questa famiglia, oppure la famiglia che non riconosce qualcuno della famiglia dice tu sei diverso, tu non sei come noi, noi ti abbiamo dato la stessa educazione di tutti gli altri nostri figli, ma tu ti comporti in un modo, no? Lo sentiamo dire veramente di frequente questo. Sta avvenendo solo quello che deve avvenire, che è giusto che avvenga perché quella creatura ha necessità di quella esperienza e non di quell'altra che noi vorremmo che perseguisse perché farebbe piacere a noi o perché condividerebbe con noi i nostri stessi valori, i nostri stessi obiettivi. Ciò che noi vogliamo dire quando diciamo che il marxismo va bene come il cristianesimo deve essere inteso in questo significato, perché certe creature abbiano delle esperienze necessarie alla loro esistenza. È utile e necessario che credano in certe ideologie, vivano per quelle, mentre per altre creature sono utili ideologie opposte. Ma quello che conta è che ciascuno creda e pensi con la propria mente e sappia comprendere questo principio che significa, in termini pratici, tolleranza. Comprendere cioè che ognuno ha le sue esperienze da compiere e non giudicare gli altri con il proprio metro e con la propria fede o le proprie idee. E questo per noi è veramente difficile. Non giudicare gli altri partendo da noi stessi. Comprendere che ognuno, ripeto, crede a quello che deve credere. Perché anche il credere in qualcosa fa parte di un ambiente, non solo fisico, ma anche psichico, nel quale è posto e nel quale deve sperimentare. Quindi noi non vi invitiamo a credere in questa ideologia o in quella, in questa religione o nell'altra. Ogni pensiero degli uomini è sempre bello, dice Dali. Dicemmo una volta che ogni fede, tutte le fedi sono paragonabili ai fiori, ciascuno diverso e ciascuno bello in sé. Ciascuno segua l'ideologia, le proprie convinzioni, secondo se stesso, secondo le esperienze che deve fare. E forti di questa convinzione, figli, vi sarà più facile comprendere e tollerare chi non la pensa come voi. Quello che noi cerchiamo di farvi capire è che non esistono ideali morali validi per tutti nello stesso modo, ma ciascuno di voi deve raggiungere la sua meta. Ciò che è ideale morale per un selvaggio non lo è certo per un santo. Certo, questi sono due estremi di una scala di valori, ma fra questi due estremi voi potete comprendere che anche una leggera sfumatura di ideali costituisce una diversità che ha lo stesso valore della diversità che vi è fra i due estremi. Ciò che vogliamo soprattutto indicarvi come ideale, che può in un certo senso avere un significato universale per tutti, è invece la meta e il significato delle umane incarnazioni. E spostandoci qui di livello, cioè andando sul piano del percorso evolutivo degli esseri, tutto l'aspetto ideologico e via dicendo scompare. Ci si sposta di livello, no? Ogni uomo, dal selvaggio a colui che sta per lasciare la ruota delle nascite e delle morti, che noi possiamo chiamare convenzionalmente santo o superuomo o saggio, deve giungere
a vivere al di là del senso di separatività che la sua condizione umana gli imprime. Superare quindi l'egoismo. Attraverso qualsiasi cultura, attraverso qualsiasi credo religioso, attraverso qualsiasi filosofia, ideologia e via dicendo, la meta è il superamento del senso di separatività che la condizione umana, dice il maestro, gli imprime. Cioè noi, come esseri umani, viviamo nel tempo, nello spazio, ci sentiamo separati gli uni dagli altri, da tutto ciò che ci circonda. Noi viviamo questa condizione che si traduce poi nella nostra mente a separarsi dagli altri nel senso di egoismo, di vivere più per noi che per gli altri e per la comunità. L'altruismo rimane un passo indietro quando è forte il senso di separatività. E quindi superare l'egoismo. Questo ha valore. È lo scopo della vita umana e questo può essere genericamente indicato come ideale che abbia valore per tutti gli uomini. A qualunque punto dell'evoluzione umana essi si trovino. Pensate, qui ci viene indicata l'unica meta da percorrere. Complicatissima per certi versi, se si pensa che siamo condizionati da una quantità enorme di stimoli che vanno in senso molto lontano, molto contrario, opposto, contrario, lontano da questo. L'unica meta è superare il senso di separatività. Non lo potremo realizzare in questa nostra vita, ma stiamo apprendendo qualche cosa che ci fa riflettere su questo e predispone qualcosa dentro di noi per avviarsi su quel cammino. Ebbene, se questo ideale qualcuno crede di attuarlo o perseguirlo seguendo una certa ideologia e tal'altro invece crede di raggiungerlo seguendo una religione che ad esso si ispira, è lo stesso. È lo stesso significato, è lo stesso valore. Questo è importante. Comprenderete quindi che l'uomo è sulla terra per giungere a vivere al di là di se stesso. Altra definizione semplice, semplice, quasi irraggiungibile per molti di noi. L'uomo è sulla terra per giungere a vivere oltre se stesso. Se ci pensate bene, il me stesso è quello indicato dai confini, fisici e mentali che mi caratterizzano. Al di là di questo c'è tutto il resto del mondo. E c'è tutta la vita che vedo scorrere intorno a me, abitata da tante persone, da tanti esseri. Arrivare a vivere oltre se stesso vuol dire superare questi limiti e questi confini e vivere per questo mondo, per gli altri, per chi ci circonda. No, ovviamente non Dali, io men che meno che sono solo un lettore, proponendo che questo sia l'obiettivo raggiungibile per me in questa vita, ma è un obiettivo che mi pongo davanti, so che è l'obiettivo di un percorso evolutivo e so che tutti quanti saremo posti di fronte a questo obiettivo e che fa parte del nostro percorso è proprio andare in quella direzione. L'uomo è sulla terra per giungere a vivere al di là di se stesso, per giungere con tutto quanto esiste, scusate, per giungere a capire che egli è uno con tutto quanto esiste. E se egli è uno con tutto quanto esiste, non c'è dubbio che il proprio prossimo è un se stesso. Quando l'uomo ha trovato questa convinzione interiore fermamente, allora può abbandonare la condizione delle umane incarnazioni ed ha raggiunto lo scopo per il quale ha trascorso una fase di vita umana. Quindi si esce fuori dalla, come la chiamano gli indiani, dalla ruota delle nascite e delle morti, nel momento in cui si raggiunge questo scopo per il quale abbiamo vissuto per una quantità di volte durante il nostro percorso evolutivo da uomini. Abbiamo superato la fase umana.
è una fase del lungo percorso evolutivo e quando arriviamo come uomini a comprendere che ogni altra persona che vedo intorno a me è me stesso, beh, quando arriviamo a comprendere questo non c'è più bisogno di incarnarsi. Comprendere non vuol dire capire, noi forse con un certo sforzo mentale riusciamo oggi a capirlo. Comprendere vuol dire fare proprio e questo trasforma naturalmente la nostra vita in un'attenzione costante per ciò che sta intorno a noi, per ciò che è noi stessi. E quindi è il modo con il quale noi ci sentiamo uno con tutti loro, che in questo momento invece viviamo come loro, separati da noi, da me. C'è un'altra. Siamo un pezzettino avanti, sì. C'è Enrico che ci saluta, Enrico Ballantini che ci sta ospitando e io lo saluto molto volentieri. Vorrei leggervi quest'altro breve paragrafo prima di interrompere la lettura e magari rispondere a qualche domanda, che si intitola Sottrarsi alla strumentalizzazione, perché è un periodo in cui veniamo molto, molto strumentalizzati e cerchiamo un po' di capire. Voi, dice Dali, state assistendo ad un'attività che non è nuova nel mondo umano, ma per la quale si è sentita la necessità di coniare un neologismo, strumentalizzazione. Ossia, servirsi di un fatto esistente o accaduto per valorizzare la propria posizione come se il fatto che si prende in considerazione fosse quello che è perché si sono seguiti o non si sono seguiti certi dettami di chi quel fatto strumentalizza. Nell'arte dello strumentalizzare non si debbono avere remore. Un fatto può essere interpretato in un senso o nel senso diametralmente opposto, in tempi diversi, a seconda di quello che è l'interesse del momento. Non vi sarebbe dunque da meravigliarsi se si assistesse ad un recupero dell'ipotesi spiritica da parte di organizzazioni che fino a qui l'hanno avversata, perché i dirigenti di quelle organizzazioni, improvvisamente si accorgessero che lo spiritismo, inteso nei suoi canoni tradizionali, in fondo può servire ad arginare il dilagare del materialismo storico, cosa questa che può far loro comodo nel momento. Né vi sarebbe da meravigliarsi se in campo avverso vi fosse un lavoro in senso diametralmente opposto, magari affermando che i fenomeni spiritici non sono causati da entità e che l'ideologia, quando c'è, è una ideologia di destra. Qui si usano termini destra e sinistra perché stiamo parlando, siamo nel 1977 qui, erano ancora forti queste terminologie, adesso è cambiato tutto. Ma il concetto è lo stesso. Io vi prego caldamente di non prestarvi al perpetrare del diffuso, invalso costume di catalogare, spartire il mondo secondo canoni creati dall'uomo, i quali esistono perché nella società umana non sono realizzate certe condizioni ideali che dovrebbero esservi. È forse giusta la suddivisione degli uomini in ricchi e poveri? E nell'ambito delle buone intenzioni, che cosa è più giusto? Lavorare perché le parti coesistano pacificamente, vicendevolmente si tollerino, oppure lavorare perché nessuna parte, nessuna fazione abbia ragione d'esistere? Per questo io vi invito a valutare i fatti per quello che sono e non secondo chi li propone o chi li sostiene. Vi invito ad avere una vostra opinione fondata sui fatti e non sulle parole, ma soprattutto che sia vostra. È necessario dunque che vi sottraiate ai molti condizionamenti che possono venirvi dalle fonti di informazione. Non lasciatevi suggestionare da chi ha interesse a farvi credere che la bellezza e la felicità della vita stiano nell'accumulare beni, nel fare incetta di sensazioni piacevoli.
Che cosa dovete aspettarvi che faccia chi non può procurarsi quei beni e quelle sensazioni acquistabili con il denaro che l'odierna concezione della vita pone come supremo bene del vivere? Se educate i vostri figli a dare la massima importanza al mondo esterno, a fare incetta di sensazioni piacevoli, perché vi meravigliate delle conseguenze che questa concezione comporta? Non era giusta la concezione passiva degli orientali, in cui veniva trascurata ogni azione atta a migliorare il vivere di ogni giorno, ma non è neppure giusta una concezione di vita in cui ad una fantasmagoria di viaggi, relazioni, impegni che hanno come protagonista la propria persona, corrisponda un desolante vuoto interiore. Badate, non si tratta di scegliere tra una vita in condizioni di miserevole ristrettezza, perché non necessariamente ad essa corrisponde una ricchezza interiore, ed una vita nell'agio e nell'abbondanza, ma vuota, perché non è detto che quest'ultima sia sempre e necessariamente superficiale. Si tratta di trovare il giusto equilibrio fra un'attività esteriore e la propria vita interiore, la vita dell'intimo essere. Si tratta di guadagnarsi da vivere e trovare il tempo per fare qualche cosa di costruttivo per gli altri e per il proprio essere interiore, certamente non intendendo con costruttivo cose che appartengano o siano riferibili al mondo dei sensi. Ecco, questa io ve l'ho voluta leggere per concludere questa nostra lettura di oggi, perché credo che sia importantissimo. Io veramente incontro molti genitori che non capiscono perché a un certo punto i figli si comportano come si comportano, ma ci rendiamo conto dove sono cresciuti, da chi hanno appreso le cose che hanno appreso, in quale società si trovano a vivere. Non ci dobbiamo stupire se noi per primi non li educhiamo in un modo diverso da come la società di oggi indica. E poi vivono in questa società e quindi sono sottoposti a quello stimolo, apprendono quello e si comportano di conseguenza. Sono leggi molto semplici alla fine da comprendere. Però, al di là di questo che è stato detto in maniera superlativa da Dali, vorrei soffermarmi solo un momento su un aspetto e lo prendo in considerazione subito, ma prima devo fare una cosa. Aspettatemi un istante lì. Ecco, dovevo spengere un condizionatore che mi stava congelando. E dunque, cari amici, voi troverete i testi, ha detto Anna, su questa pagina e li troverete sulla pagina Il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda. Ecco, se voi rileggete questi due ultimi testi che abbiamo letto, farete caso all'eloquio che viene usato da Dali. Non siamo dentro la parte filosofica, ma la perfezione di questo eloquio è impressionante. Per chi potesse ascoltare in voce, con la voce meravigliosa di Dali, parlare, dire queste stesse parole, vi rendereste conto di come, in che modo vengono esposte queste verità attraverso il medium Roberto Setti, lo strumento, come l'avevano chiamato loro, con questa perfezione espositiva che è già di per sé miracolosa. È stupefacente. Tutte le volte che li leggo, al di là dei contenuti che sono enormi, sono profondissimi, veramente ci si potrebbe a lungo trattenere su ogni paragrafo, ogni frase, perché sono pregni, degni, proprio pregni, pregni, pregni di significato, di conoscenza, di sapienza, di tutto. Però vedete che cosa fa il maestro in ogni momento della sua trattazione? Ci rende liberi, non ci dice credete a me, ma ci fa vedere le cose e ci dice ragionaci sopra. Vedite se ti sembra che sia qualcosa che ha un senso. Falla tua. Capisci se è la cosa giusta. Non la prendere così semplicemente perché io te l'ho detta, ma guarda effettivamente che cosa rappresenta per te. È un passaggio che
qualsiasi leader politico, religioso, qualsiasi persona che abbia da convincerci di qualche cosa, trattiene per sé, trattiene il suo discepolo, trattiene chi lo ascolta, cerca di catturarlo, di portarlo a sé, di dirgli ascolta solo me perché solo io ti darò quello che ti è utile. Qua si dice tutt'altro. Prendi quello che ti torna, il resto mettilo da una parte. Ragionaci sopra, vedi se ha un senso. Se ti convince, vai avanti, approfondisci. Ma sei libero, assolutamente libero, perché qualsiasi tipo di esperienza farai sarà la tua esperienza nel tuo mondo e ti condurrà comunque dove tu ti stia mandando. È meraviglioso. Vediamo un po'. Qualche domanda. Dove poter ascoltare la voce del maestro Dali? Allora, c'è un sito che si chiama cerchiofirenze77.org, O-R-G, org. Andate su quel sito e nella pagina Brani in voce ne trovate tantissimi ed è possibile anche scaricarli sul vostro computer, metterli sul vostro telefonino e ascoltarli quando andate in vacanza. Tutto sempre gratuito, perché tutto quello che riguarda il Cerchio Firenze 77 è gratuito. Vediamo un po'. Simo. L'uomo è sulla terra per vivere oltre se stesso, oltre i propri confini, uno con tutto quanto esiste, una fase del lungo percorso evolutivo fino a comprendere che l'altro è me stesso. Sì, è meraviglioso. L'unione con il tutto che ci circonda è la cosa più bella. Allora, Maria, il suo piccolino, è stato con lei per 18 mesi. 9 mesi dentro di lei e 9 mesi fuori di lei. Un'esperienza importante quella che stai facendo, Maria. Allora lo dico adesso, un po' in ritardo, a Francesca che la pagina che abbiamo letto, così potrai andare a rileggerla, è la pagina 82, l'ultima letta, e le precedenti. Vediamo un po'. Anna ci invita a studiare e a ripassare durante le vacanze. Siamo all'università, questo dobbiamo fare. Allora, vediamo se ci sono delle domande. Direi, mi sembra di no. Mi sembra di no, per cui credo che ci possiamo salutare e che ci rivediamo, come ha detto poco più sopra Anna, adesso lo vado a ritrovare, aveva detto proprio la data, eccolo qua, il prossimo venerdì 2 luglio alle ore 21:30 ci ritroviamo qua e continueremo con la lettura di Dali, di queste pagine di Dali bellissime, che ci preparano, proprio ci mettono nello spirito adatto per entrare poi, quando riprenderemo dopo l'estate, la parte filosofica dell'insegnamento dei maestri del Cerchio Firenze 77. Vi auguro un buonissimo fine settimana e arrivederci fra 2 settimane. Grazie di essere stati qui con me oggi.